Come di consuetudine, da quando è nata la commissione d'ascolto nel 2010, Elena, appunto il presidente, ha voluto fortemente anche un momento di convivenza tra noi, tra le bande e non solo, anche il pubblico, insieme alla commissione d'ascolto, per avere appunto delle valutazioni generali da parte loro sulla manifestazione in sé, valutazioni che possono riguardare l'aspetto logistico, come viene appunto presentato il festival, se è la maniera giusta, se si può cambiare, migliorare qualcosa. Dunque anche quest'anno non vogliamo mancare questo appuntamento, solo che a differenza degli altri anni abbiamo avuto un po' più di problemi a livello logistico e di orario, con la partenza poi dei commissari domani subito, a trovare il momento giusto per fare questa piccola conferenza. Dunque abbiamo pensato di farla alle 18 di questo pomeriggio, e poi dopo, vabbè, non avranno ancora ascoltato tutte le bande, alle 21 ci saranno le ultime tre. Bene, io penso che sono quasi pronti, dunque... Grazie Claudio di essere qui, un po' di musici. Marco Somadossi, Daniele Carnevali e Fulvio Creu. Maestro Creu. Aspettiamo solo un attimo il maestro Creu. Come ho spiegato in sala, appunto, avevamo la consuetudine di questa piccola conferenza tra di noi, solo che quest'anno per problemi appunto di orario e logistici non abbiamo trovato purtroppo altri momenti, e allora abbiamo giustamente deciso di farla comunque, e anche per il tempo che sarà, non vi prendiamo sicuramente tanto tempo, e per sentire un po' le vostre valutazioni generali sulla manifestazione, sul festival. Come ogni anno Elena appunto chiede su cosa noi nell'organizzazione possiamo migliorare e non, sia logisticamente, sia di periodo, sia di commissione e di tutto quello che riguarda appunto questa manifestazione. Non so, io partirei dal beniamino di casa, nel senso dal commissario più anziano, il maestro Fulvio Creu. Entrate a far parte del
nella quale solitamente si esprimono gruppi musicali di varia natura che fino ad oggi erano stati individuati come un qualche cosa di più, scusate il termine, rispettabile artisticamente, musicalmente, ma che da adesso in avanti non sarà più così. E mi sembra che la gran parte delle bande abbiano dimostrato, ciascuna secondo il proprio grado di percorso, di meritarsi a pieno questo inserimento. Bene, grazie maestro. Maestro Carnevali? Sì. Allora, innanzitutto volevo complimentarmi con l'organizzazione, il posto dove si suona, la puntualità e la cura dei dettagli, dei particolari. Veramente queste sono cose che si notano per chi è abituato a viaggiare in concorsi e organizzarne un importante come il Flicorno d'Oro. E questo mi fa vedere tutto quel lavoro che sta dietro, che chi viene a suonare preso dalla contingenza, non da sul palco cercare di suonare bene, e quindi forse non si accorge di tutto quello che avviene attorno. Poi volevo dire una cosa, queste manifestazioni che a volte vengono chiamate, sono cose nuove, a volte vengono chiamate concorsi di classificazione, spesso trovano, come dire, una ritrosia da parte delle bande che non vogliono partecipare o stentano a partecipare. Invece con questa formula, con la giuria di ascolto, da qualche altra parte hanno trovato il sistema di chiamarlo festival, ma sempre con la giuria di ascolto. Quindi non è una competizione. O meglio, ogni banda compete con se stessa, cercando di migliorarsi. L'impegno dei presidenti, dei bandisti, dei maestri, dell'organizzazione per arrivare a suonare sul palco come hanno fatto tutti praticamente, in modo decoroso fino in modo ottimo, è un qualcosa che poi alle bande resterà. Quando si tocca un livello di qualità è difficile poi tornare indietro. Maestro Somadossi. Non posso che concordare con quanto ha appena detto il maestro Carnevali e avere una soddisfazione indiretta anche da quello che ha detto il maestro Creux. Io invece propongo una riflessione dopo le esecuzioni di ieri. Ieri sera ho appuntato alcuni pensieri che preferisco leggere con voi proprio per non dimenticare qualche appunto. La mia riflessione parte proprio dall'immaginario collettivo che normalmente noi abbiamo della banda, che spesso rimanda ai ricordi dell'infanzia, a quando magari da bambini ricorrevamo a questi strumenti luccicanti, questa magia della musica che percorreva le strade dei nostri paesi. Magia magari eseguita anche con delle note non sempre precise, ma sicuramente sempre piene di umanità. E un'immagine rafforzata ancora più da tutte quelle pellicole, da quei ricordi dei film degli anni 50. Io ricordo spesso l'immagine dei film che guardavo assieme ai nonni, i film di Totò, che trasmettevano sempre un'immagine della banda, del far musica assieme di quel tempo. L'altro pensiero che ricordavo erano proprio i film anche di Fellini, quel ricordo dell'immagine del suono della banda, che spesso quella nostalgia del suono della banda che ricorre nei film di Fellini. Però l'altra osservazione che facevo e che pensavo ieri sera è quella: ma tutto questo sono le bande di ora? Secondo me certamente questo non lo è più, è un ricordo, un nostro ricordo, un ricordo tramandato dai mezzi di comunicazione, ma non appartiene al mondo delle bande di oggi. La banda è stata in origine, la banda moderna è stata in origine uno strumento di diffusione di cultura musicale. La banda nei giorni nostri si sta spostando anch'essa verso questa direzione.
La banda è un potente, vedo nella banda un potente mezzo di comunicazione, è un potente media culturale. E quello che abbiamo sentito in questi giorni, la voglia di confrontarsi, di mettersi anche a giudizio, ma senza, come spiegava il maestro, senza questa competizione, è una voglia che va a rafforzare quello che è lo spirito della ricerca di un'identità culturale. E questo ho colto in questi giorni nel festival dell'armonia delle bande della Val d'Aosta. Una ricerca di una dignità nella cura, nella qualificazione delle esecuzioni, anche nel posto in cui ci troviamo, un tempio della cultura. Vi ricordo che tutti noi maestri, poi alla fine dell'esecuzione, del concerto che si fa qui, il giorno dopo poi ci richiamo appunto dai tre commissari per ricevere i consigli utili per migliorare sia noi e di conseguenza poi far migliorare la banda. Ecco, volevo chiedere ancora a Fulvio se su questo aspetto, nel fatto di come ricevete i maestri e dell'approccio nostro e di come insomma captiamo i consigli che voi ci date, se possiamo ancora questo aspetto migliorarlo, cambiarlo, farlo diversamente, non lo so. Allora, a me è sembrato che tutti i maestri abbiano, quelli che sono venuti, abbiano capito benissimo, e noi siamo ricchi di consigli. Siamo talmente bravi a consigliare che però a volte ci dimentichiamo che se fossimo al posto loro e diciamo quando venite alle prove curate l'intonazione perché dovete far così, poi quello, oppure curate che sappiano curare gli attacchi, che sappiano curare il suono e queste cose. Però se poi la sera uno si presenta alle prove e anziché 40 persone ce ne sono 20 e che sono sempre le solite, poi gli ultimi tre giorni arrivano quelli che magari da un certo periodo non hanno più suonato, queste belle cose e giuste e sacrosante che noi diciamo e che forse anche i nostri colleghi già sanno, sono un poco inficiate. Quindi vogliamo chiedere comunque loro scusa, perché è comunque giusto dirle. Poi, se uno si trovasse al posto loro, potrebbe sperimentare le difficoltà che in effetti hanno. Quindi questo vuole essere anche un invito per tutti coloro che suonano nelle bande per capire una cosa. L'altra sera mi è successa una bella esperienza, stavo in Toscana e dovevo fare una prova proprio che è capitata proprio nel posto dove c'è stato il ciclone. Quindi c'era il presidente della banda che aveva il tetto scoperchiato, 5 o 6 orchestrali che erano senza luce a casa, danni a non finire, anziché riparare le loro case hanno pensato di andare a riparare la sala musica per poter fare la prova. Io gli ho detto, ma provate lo stesso, sì, deve passare, eccetera, eccetera. E quindi sono andati a cercare di riparare la sala musica. Poi, siccome l'hanno messa a posto, ma non c'era ugualmente la luce, sono andati a provare da un'altra parte e tutto sommato ho fatto una bella prova. Sono tutt'altro che professionisti, e anzi c'era un sassofono tenore che non faceva in tempo a doveva suonare do, re, mi, e già ha suonato do, cioè 3 note a tempo non le faceva, e mi diceva, ma io non sono mica un professionista. E io ho risposto, certo, è per questo motivo che lei questa sera è qua. Però questo non vuol dire che se lei, che non è un cuoco professionista, mi invita a mangiare a casa sua, nel momento in cui mi invita a mangiare, mi dà da mangiare il cattivo. Cerca sempre di darmi quello che è il meglio che mi può offrire. Nel campo della musica, nel campo della banda, dovrebbe essere essenzialmente la stessa cosa. Così come se uno gioca a tennis, sia pur da dilettante, cerca di farlo bene, alla stessa maniera, quando prende uno strumento dovrebbe cercare di farlo il meglio possibile, ma, cioè, ovvero sia, con lo, non,
con lo stesso rispetto che adotterebbe in altri settori dell'amatorietà, insomma, dell'essere amatoriale, non so come dire. E questo sarebbe, penso, la base attraverso la quale si risolve tutto. Certamente non bisogna dimenticare una cosa, che forse la pratica per far bene, per fare non bene, per fare sufficientemente, la pratica della musica è una cosa che deve essere molto più continua di quella del tennis o del nuoto. Ho finito, eh? Qualcuno vuole ancora aggiungere qualcosa? Nel pubblico qualcuno ha qualche domanda? Allora aggiungo io una breve riflessione. Oltre al discorso sulla amatorialità e sul fatto che chi fa le cose per diletto non le deve necessariamente fare male, anzi si diverte sempre di più, meglio gli riescono, insomma, credo che sia una riflessione tanto banale quanto però profonda e forse da riconsiderare sempre. La stessa cosa, chi organizza, quindi questo è un discorso che riguarda principalmente chi fa parte del direttivo della federazione, così come dei direttivi di tutte le bande musicali, deve anche avere consapevolezza dell'importanza del lavoro che svolge nell'organizzare dell'attività per gli altri, quindi consapevolezza di quello che si fa per i ragazzi, perché come immagino tutti abbiamo avuto modo di vedere, sono molto giovani le nostre bande musicali. E consapevolezza e credo debba avere a cuore non so come spiegarmi debba amare quello che fa, in sostanza, perché lo fa per gli altri. Io vi ringrazio per averci regalato queste brevi riflessioni. Negli anni abbiamo avuto tanti commissari, avete avuto modo di vederli in fondo al libretto. Quest'anno veramente abbiamo avuto una grandissima fortuna a poter avere insieme a noi il maestro Carnevali, il maestro Somadossi e il maestro Creux. Li ringrazio così come ringrazio la Regione, riporto a nome dell'assessore i suoi saluti a tutti voi, sarà presente, mi ha detto, anche questa sera, assessore che appunto ha creduto nell'iniziativa inserendola all'interno della Saison Culturelle, e ringrazio anche il BIM perché grazie alla fiducia che da anni accorda alla federazione, la federazione ha potuto iniziare a lavorare concretamente raggiungendo dei piccoli obiettivi nell'ottica di dare sempre maggiore dignità a quello che è il mondo bandistico, sempre maggiore anche visibilità. Concludo ancora ringraziando i presentatori di questa serata, quindi ne ho due qua, il maestro Montanari e Paola Cipriano, che si è ben destreggiata ieri sera, nonché Natalie Dorigato della prima serata. Ringrazio chi ha aiutato nell'allestimento, sia nella preparazione il primo giorno, e Luca Rocchia che poi ha un po' avuto la responsabilità di preparare i palchi, e alla fine tutte le bande con i rispettivi componenti che si sono esibite su questo meraviglioso palco. Io spero che per loro sia stata una bella esperienza, come mi auguro lo sia stata anche per il pubblico che ha presenziato questi concerti. Spero che siano andati a casa pensando che il mondo delle bande è un bel mondo e che possa valere sempre più la pena frequentarlo con assiduità. Niente, vi ricordo ancora che questa sera i concerti continuano e spero di rivedervi tutti. Grazie.